Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video un po' particolare, un video story time in cui io vi racconterò un'esperienza che ho vissuto un pochino di anni fa. Quindi non è un video facilissimo, però comunque non è neanche difficile, nel senso che sono passati tantissimi anni, sono passati quasi 20 anni, quindi oggi riesco a fare questo video in assoluta tranquillità. E mi sto riferendo a una mia vecchia esperienza di mobbing, quindi io sono stata vittima di mobbing. Vi avevo accennato questa cosa in un video che ho fatto un po' di tempo fa, in cui vi raccontavo tutte le mie esperienze lavorative sfigate. Lì avevo accennato a questa mia esperienza e devo dire che mi sono arrivati dei messaggi privati, delle mail, in cui persone che stanno vivendo la stessa esperienza che ho vissuto io mi chiedevano proprio di fare questo video perché poteva essere una cosa utile. E quindi eccomi qua a fare questo video. Però devo fare due premesse. La prima è che, come un po' vi ho accennato già all'inizio, è una cosa che oggi io riesco a fare in tutta tranquillità perché sono passati 20 anni e perché io ho superato la cosa, l'ho affrontata, l'ho gestita, mi sono anche fatta aiutare in questo senso. Quindi comunque oggi, è una cosa che mi scivola abbastanza sopra e che riesco a raccontare per fortuna senza drammi, senza pianti, senza lacrime, senza cose di questo genere che magari farebbero tante visualizzazioni, però non sarebbero autentiche. E poi la seconda premessa è che io oggi vi posso dire ho subito mobbing, ma nel momento in cui mi stava capitando io non sapevo neanche cosa fosse il mobbing, quindi mi sono ritrovata in una situazione particolare in cui ho subito determinate cose. Ma io non avevo idea che tutte quelle cose facessero parte del mobbing, perché io non ero informata, forse non se ne parlava tantissimo e quindi non ne avevo la minima idea. Questa è una cosa importante perché forse se lo avessi saputo, magari chissà, avrei potuto anche forse fare qualcosa di diverso. Ma mi fermo con le premesse e veniamo subito al video. Prima di raccontarvi la mia esperienza, voglio consigliarvi un film che secondo me è fatto talmente bene, talmente realistico che quasi è un documentario. Mi riferisco a Mobbing, mi piace lavorare, che è il titolo, di Francesca Comencini, interpretato in modo eccelso da Nicoletta Braschi. Io questo ve lo consiglio perché vi fa proprio vedere che cos'è il mobbing. Non c'è nulla di esagerato, non c'è nulla di romanzato, è proprio una cosa realistica sul mobbing. Quindi, se vi interessa saperne un po' di più, io vi consiglio di vedere questo film. Dunque, la mia esperienza, io come vi ho detto, avevo 23 anni, quindi parliamo di una vita fa. E nel 2001, quindi, e mi sono ritrovata in questa società di consulenza, perché era una società di consulenza, a fare un colloquio di lavoro. Io, diciamo che stavo cercando lavoro in quel momento perché l'azienda per la quale lavoravo prima aveva chiuso, quindi mi sono riattivata. Ho fatto questo colloquio e in sede di colloquio mi è stato detto che mi sarei occupata di mansioni amministrative legate alla gestione dei corsi di formazione che loro proponevano a disoccupati. Erano corsi finanziati dalla regione e dalla provincia e quindi io mi dovevo occupare un po' di tutta questa parte amministrativa legata ai corsi. A me sembrava molto bello, molto carino. Io non avevo tanta esperienza, quindi mi è stato detto che sarei stata affiancata da una persona con tanta esperienza che mi avrebbe insegnato il lavoro e che poi mi avrebbe reso autonoma. Il mio contratto era un piano di inserimento professionale, non so se oggi esiste ancora, forse no, però era comunque, diciamo, finanziato, sostentato, non so come si dice, dalla provincia o dalla regione. Comunque per l'azienda i costi erano quasi nulli, quindi loro avevano me quasi gratuitamente, diciamo. Però mi sembrava un'ottima opportunità perché ero giovane, perché non avevo esperienza e perché comunque io vedevo in questo lavoro la possibilità poi di essere confermata, quindi di sistemarmi da quel punto di vista. Quindi ho accettato con entusiasmo, con gioia, con grinta, ero veramente contenta.
Quindi mi assumono, ci mettiamo d'accordo per firmare il contratto e per cominciare la settimana successiva. E già lì avrei dovuto capire che c'era qualcosa che non quadrava, perché questa persona mi dà appuntamento alle 9 per firmare il contratto con l'accordo che poi avrei iniziato il lunedì successivo ed eravamo tipo a metà settimana, mercoledì, giovedì, insomma un giorno così. Io mi presento alle 9 meno 5, perché sono arrivata 5 minuti prima, mi fanno aspettare in sala d'attesa, poi passa il tempo, le ore, arrivano le 11 e nessuno si è presentato, nessuno mi è venuto a chiamare. Quindi io esco dalla sala d'attesa dopo un tempo di attesa direi esagerato e faccio presente che avevo appuntamento con quella persona per la firma del contratto. La persona che era lì alla reception quasi nemmeno mi guarda in faccia e mi dice: sì, è uscito. E io ho pensato: ma come è uscito? Avevamo appuntamento, non è neanche venuto ad avvisarmi, non mi ha chiamato in nessun modo, non mi ha detto torna un'altra volta, che ne so. E ho risposto semplicemente, siccome ho pensato che la persona comunque lì alla reception non ne avesse responsabilità, ho pensato di dirle soltanto: ok, allora io adesso vado via, se mi fa la cortesia di dirgli quando torna, di chiamarmi per fissare un altro appuntamento. Me ne vado e combinazione lo trovo in ascensore. Lui quando mi vede, probabilmente si è ricordato, non lo so, dice: ah sì, per il contratto, va bene, lo firmiamo velocemente, poi ti presenti lunedì. Io lì non ho detto niente, non ho avuto la forza, il coraggio, non lo so, di lamentarmi della lunga attesa e del fatto che lui non si era degnato di avvisarmi. Ho pensato che non fosse il caso, non ero neanche ancora arrivata in ufficio, quindi sono stata in silenzio, ho firmato il contratto. Mi hanno dato una copia del contratto, sono arrivata a casa, me lo sono letto tutto nei minimi dettagli e nel contratto c'era scritto espressamente, e questo lo sottolineo perché sarà importante dopo, c'era scritto espressamente che io mi sarei occupata di lavorare con il computer e mi sarei occupata di preparare a livello burocratico tutte le procedure necessarie all'iscrizione per i corsi di formazione rivolti ai disoccupati, mi sarei occupata di gestire tutti i nominativi, tutti gli iscritti, mi sarei occupata di segnare, diciamo così, le presenze, le assenze, mi sarei occupata di preparare gli attestati, mi sarei occupata di contattare gli enti pubblici perché questo corso venisse loro riconosciuto. Quindi avrei avuto un ruolo esclusivamente amministrativo, quindi tutto un lavoro da fare al computer o al limite al telefono per contattare gli enti pubblici e, diciamo, confermare o meno il riconoscimento di un titolo, di un corso, di una cosa di questo genere. E questo è importante, teniamolo a mente, perché io avrei dovuto fare l'impiegata. Quindi arrivo il primo giorno, mi presento in ufficio, nessuno mi accoglie, nel senso che mi aprono la porta e mi dicono: sì, lei è la nuova collega? Sì, sono io. Ok, e la persona se ne va. Quindi non si è neanche presentata. Io faccio questo corridoio non sapendo in quale stanza entrare. Vedo una persona alla scrivania e dico: sono, mi dico nome e cognome, ovviamente sono la nuova collega, dovevo iniziare oggi. E questa persona mi dice: sì, mi hanno accennato, comunque l'ufficio è quello in fondo, vedrà che c'è una scrivania vuota, arriva lì e si siede, poi qualcuno verrà. E mi è sembrato un approccio molto strano perché io non so voi, ma io credo che quando si arriva in un posto nuovo di lavoro sia abbastanza normale che qualcuno si presenti, che comunque chiedano anche qualcosa, magari per curiosità, come ti chiami, cosa facevi prima, da dove arrivi, non lo so, due o tre domande così, tanto per rompere il ghiaccio. Almeno in tutti i lavori che ho avuto successivamente mi è sempre successo così. Comunque nessuno mi considerava, io arrivo da questa scrivania vuota, mi siedo. Mi guardo un po' intorno, dico agli altri, perché c'erano altre persone: ciao, sono la nuova collega. Loro mi guardano anche un po' male, devo dire, mi guardano, dicono: ah sì, lo sappiamo, e non mi salutano, non mi rivolgono la parola, si girano dall'altra parte e continuano a fare il loro lavoro.
Io sono rimasta malissimo perché quando sono arrivata avevo veramente tanto entusiasmo, quindi questa accoglienza così fredda mi ha fatto proprio rimanere male e mi ha lasciato da subito un senso di disagio. Io sono rimasta seduta lì tutto il giorno senza avere nulla da fare perché comunque non mi stava considerando nessuno. Poi finalmente alla fine della giornata arriva una persona e mi dice: ok, tu sei quella nuova, ti daremo dei compiti da fare, dovrai fare un determinato lavoro. Guarda, noi non dobbiamo perdere tempo, quindi tu fallo, non discutere, punto e basta. E si è rivolta a me con questo tono e con questo approccio. Io che ero appena arrivata, ero riservata, timida, comunque era un ambiente nuovo dove non conoscevo nessuno, mi sono limitata a dire ok. Poi, siccome quel giorno lì comunque la giornata era finita e come primo giorno di lavoro è stato un incubo, me ne sono tornata a casa con un senso incredibile di disagio. E ho pensato, chissà domani come andranno le cose, però avevo comunque ancora la speranza che forse sarebbero andate meglio. Arrivo e le cose non cambiano. Poi a metà giornata, ovviamente la pausa pranzo che avevo la facevo sempre da sola perché nessuno mi ha mai detto, mi ha mai chiesto se volevo andare con loro. Quindi io mi ritrovavo sempre da sola. Quando una volta mi è capitato di dire: ma voi dove andate a mangiare? Magari potrei venire anch'io, mi hanno detto no perché noi abbiamo i posti prenotati e non ci sono posti in più. Quindi comunque sono sempre stata tagliata fuori. Comunque io ho fatto questa pausa pranzo da sola. E poi quando torno, sono tornata, mi hanno detto: guarda, abbiamo deciso quali saranno i tuoi compiti, ti diamo una lista, tu fai queste cose, non discutere perché ti ho detto non dobbiamo perdere tempo. Mi danno questa lista e non c'era assolutamente niente, ma io dico niente, che fosse segnato sul mio contratto. Quindi nessuna mansione che in realtà io avrei dovuto svolgere da contratto, quindi non ho mai fatto l'impiegata amministrativa, perché i miei compiti erano aprire la porta quando qualcuno suonava la porta, dovevo pulire il pavimento e le scrivanie perché stavano facendo dei lavori al piano di sopra, quindi c'era della polvere, io avrei dovuto pulire il pavimento e spolverare ed era talmente incisiva questa cosa che io quando arrivavo al mattino mi trovavo la paletta e la scopa davanti alla scrivania, come dire, non pensare di non fare questa cosa perché noi ti facciamo vedere che la devi fare. Però io non sono stata assunta come donna delle pulizie. Poi avrei dovuto portare alla posta dei pacchi da spedire ed erano dei pacchi enormi, pesantissimi, che vi assicuro che trasportare è stato un incubo perché trasportare quei pacchi così pesanti per me, che sono anche fisicamente gracile, fisicamente comunque minuta, è stata una cosa veramente impossibile. Però poi alla fine ci sono riuscita. E udite, udite, l'altro compito che avrei avuto era quello di fare la spesa al supermercato per i miei colleghi. Quindi io avrei dovuto prendere la lista, andare al supermercato, comprare latte, formaggio, salumi, pasta, tutto quello che serviva, metterlo in un sacchetto, consegnarla ai vari colleghi che ne avevano bisogno. Quindi io da impiegata amministrativa, che era la mansione contrattuale, mi sono ritrovata in realtà a fare, non so neanche io come definire quello che ho fatto, però tutta una serie di mansioni che nulla avevano a che fare con quello che io invece avrei dovuto svolgere all'interno di quell'azienda. Ma le cose non sono finite lì, perché il problema, il mobbing, non è stato solo ed esclusivamente il fatto di avere delle mansioni inferiori rispetto a quelle segnate sul contratto, ma è stato anche proprio nell'atteggiamento, nell'essere ignorata completamente da tutti. E vi assicuro che quando siete in un luogo di lavoro e tutti vi ignorano, è una cosa terribile. Io arrivavo al mattino, salutavo e loro non mi rispondevano, non rispondevano proprio, non alzavano neanche la testa. Quando io provavo a salutare di nuovo alzando leggermente il tono della voce, ottenevo la stessa identica reazione, quindi nessuno che mi parlava, che mi considerava. Le uniche volte che mi rivolgevano la parola erano appunto legate al compito che dovevo fare in quel momento, a lamentarsi di qualche cosa, farmi presente che la cosa
cosa non era stata fatta bene, ma mai e poi mai c'è stato un minimo di relazione. Poi, quando io arrivavo in una stanza, magari loro stavano parlando di qualcosa e non mi consideravano e smettevano addirittura di parlare all'improvviso. Quindi io entravo in una stanza e loro smettevano di parlare, come proprio andare a sottolineare che io non dovevo sentire quello che loro stavano dicendo. Poi ovviamente ci sono stati anche degli episodi molto spiacevoli. Intanto verso la mia persona c'erano sempre, diciamo, delle cose negative che venivano dette. Quindi c'è chi diceva che, per non dire una brutta parola, ve la traduco perché non la voglio dire qua su YouTube in modo così, diciamo, esplicito, però a me era stato detto in modo esplicito. Mi hanno detto che io ero, diciamo, una donna da marciapiede, e questo mi veniva detto alle spalle, non è che me lo dicessero direttamente, però dicevano di me questo, anche se in realtà non so su cosa si basassero per dire questo, perché io in realtà non avevo relazione con nessuno, ma nel senso che proprio neanche un caffè, non ho mai parlato con nessuno perché non mi rivolgevano la parola. Quindi io non avrei neanche, anche volendo, potuto avere un atteggiamento di quel genere. Quindi proprio il mio era un atteggiamento della persona che arrivava, si sedeva, faceva senza discutere quello che le veniva assegnato, quindi non so da dove l'abbiano presa questa cosa. Credo che fosse proprio un volermi ferire o comunque un voler diffondere di me una cosa spiacevole e negativa. Poi quello che spesso succedeva è che quando mi venivano affidate queste spedizioni da fare alla posta, e come vi ho detto erano delle scatole molto pesanti, grandi e pesanti, mi veniva detto che io mi dovevo sbrigare a fare queste cose, però loro sapevano benissimo che le scatole erano pesanti, quindi io non riuscivo a portarle tutte insieme, dovevo portarle per forza una alla volta. Quindi molto spesso uscivo più volte, quindi andavo avanti e indietro dall'ufficio. E la cosa era spiacevole perché quando io rientravo in ufficio, loro mi facevano notare che io non potevo passare le giornate a andare avanti e indietro. Però io facevo sempre presente che non lo facevo apposta, ma perché non riuscivo a portare quei pacchi tutti insieme. E loro mi rispondevano: "Non mi interessa, tu devi comunque fare le cose che noi ti chiediamo". In tutto questo, voi vi starete chiedendo perché non li hai mandati a quel paese, perché non hai reagito. È la stessa cosa che mi sono chiesta anch'io tantissime volte. Io mi sono chiesta: ma perché non sono mai riuscita a reagire? Perché non sono mai riuscita a dirgli di tutto, a mandarli a quel paese, a andarmene, a licenziarmi? Perché il mobbing fa così. Perché il mobbing è proprio una violenza psicologica che viene esercitata da tutti i vostri colleghi o dai datori di lavoro e non vi permette comunque di reagire, perché voi non ci riuscite. Io oggi, a distanza di tempo, anche vedendo un po' come sono di carattere, mi chiedo come sia stato possibile, perché io non sono mai stata una persona dimessa, una persona che non reagisce, una persona che dice sempre di sì. Io non sono così e non sono mai stata così. Io mi sono sempre fatta le mie ragioni, ho sempre reagito di fronte alle cose che non mi andavano bene, ho anche sempre litigato magari con le persone quando qualcosa non funzionava. Quindi tutto questo per me era qualcosa di quasi surreale, non mi riconoscevo più, non mi sentivo neanche più io, cioè era una cosa veramente incredibile. Però voi con il mobbing non riuscite a reagire. Quindi, andando avanti nel racconto, io mi sentivo sempre più a disagio, sentivo sempre più questo senso di malessere e andare a lavorare era diventato un incubo perché io non vedevo l'ora che il mio contratto finisse, perché era veramente diventato un incubo. Avevo anche cominciato a raccontare un pochino quello che stava succedendo in ufficio, però nessuno dei miei conoscenti o parenti mi ha mai citato il mobbing. Mi dicevano che a volte succede di trovarsi male sul lavoro, di stringere i denti, che poi avrei trovato qualcos'altro, ma loro non lo dicevano perché volevano sminuire, ma perché magari non essendo lì a vivere in prima persona la situazione, forse non sembrava che fosse così grave, non lo so. Comunque, insomma, poi c'è stata una persona che mi ha parlato di mobbing, ma ci arriviamo dopo.
Dunque, io ho continuato la mia esperienza tutta fatta di queste cose e poi è successa una cosa che mi ha fatto rimanere veramente malissimo. Loro avevano fatto una fusione con un'altra azienda, quindi avevano deciso di festeggiare questa cosa. Mi hanno mandato come sempre a fare la spesa, perché io andavo sempre a fare la spesa per loro. Questa volta ho fatto la spesa per l'ufficio, per la festa. Mi hanno detto di organizzare questa festa, di andare sopra ad apparecchiare i tavoli, di mettere tutti i piattini di carta, di gestire un po', diciamo, la disposizione dei salattini, quindi piatto, scusate, piatto, tavolo di roba dolce, tavolo di roba salata, tavolo delle bibite, come si fa quando si prepara una festa. E io, nella mia ingenuità, ho pensato forse mi posso passare un'oretta un po' più piacevole, perché anche se nessuno mi considera, comunque è una festa, al limite mangio due pasticcine e mi bevo un bicchiere di Coca-Cola, cioè l'ho messa così. No, no, ragazzi, perché quando è arrivato il momento della festa, io sono stata chiusa fuori. Quindi io avevo organizzato tutto, avevo preparato tutto, avevo comprato tutto e mi hanno messa fuori. Quindi nel momento in cui la festa è iniziata, è arrivata una persona che era quella che, diciamo, è stata la più cattiva, perché era quella che mi puntava sempre, mi diceva sempre cose spiacevoli. È arrivata lei e mi ha detto: tu devi andare di sotto, perché se suonano alla porta la devi aprire, e poi devi fare un lavoro che adesso ti darò. Mi ha dato delle cose di carta da fotocopiare. Quindi vai giù e fai questo. Quindi io non sono riuscita a dire no, io resto alla festa. Io mi sono vista chiudere la porta in faccia con questi fogli in mano da fotocopiare, sono andata al piano di sotto amareggiata e ho cominciato a fare queste fotocopie e sentivo loro al piano di sopra che festeggiavano. Quindi io ero veramente in una situazione molto spiacevole, ero molto demoralizzata, molto giù di morale. E quindi, come vi dicevo, aspettavo soltanto che arrivasse il momento di finire questo lavoro, che insomma di finire questo incubo. Poi c'è stata una persona che mi ha aperto gli occhi su quello che mi stava capitando. Io a un certo punto ho deciso di raccontare tutte queste cose al mio compagno, quindi di andare proprio nel dettaglio e di raccontare dettagliatamente quello che mi stava capitando. Nel frattempo era anche successa un'altra cosa che mi stavo dimenticando. Quando io ho portato questi pacchi pesanti alla posta, una volta è successo che mi sono fatta male alla schiena, perché tirandoli su con il peso che avevano mi sono strappata un muscolo, diciamo, e quindi ho potuto fare qualche giorno di mutua. Facendo qualche giorno di mutua ho un po' riflettuto su quello che mi stava capitando e quindi ne ho parlato con il mio compagno, gli ho raccontato tutto e lui è stata l'unica persona che per la prima volta mi ha nominato il mobbing. Lui mi ha detto: guarda che quello che ti sta succedendo secondo me è mobbing. E io sono caduta proprio dalle nuvole, perché gli ho detto: che cos'è il mobbing? Io non ne sapevo nulla, non ne sapevo nulla. Lui mi ha spiegato che cos'era il mobbing, io ho fatto un po' delle ricerche in internet e mi sono resa conto che tutto quello che mi stava capitando rientrava nel mobbing, perché persone che non ti salutano quando tu entri in una stanza, nonostante tu le abbia salutate, persone che smettono improvvisamente di parlare quando tu arrivi nella loro stanza. Persone che comunque ti danno dei compiti che sono decisamente inferiori rispetto a quelli che tu dovresti svolgere a livello contrattuale. Persone che ti prendono di mira, ti prendono in giro, ti parlano dietro e ti dicono delle cose spiacevoli. Persone che comunque ti emarginano. Quindi io stavo vivendo tutto questo e mi ci sono assolutamente riconosciuta. A questo punto, ho capito che il loro scopo era quello di farmi, dare le dimissioni, o comunque il loro scopo era quello di mettermi in una condizione tale che mi avrebbe spinta comunque ad andare via e non a fermarmi sul posto di lavoro. Io a questo punto mi sono chiesta: ma perché loro mi hanno assunta con un contratto di questo tipo e poi vogliono che io me ne vada? Cosa c'è sotto? Allora ho cominciato un po' a indagare, perché loro comunque non mi dicevano niente, né dell'azienda, né di quello che succedeva, di quelle che erano le dinamiche relazionali tra i colleghi. Io non sapevo niente. Tutto quello che io ho saputo
È perché un po' ci sono arrivata da sola, perché poi non sono stupida, quindi magari succedevano delle cose, io mettevo insieme qualcosa e poi ci arrivavo. Però un conto è arrivarci, un conto è che una cosa comunque venga comunicata. Quindi io, mettendo un po' insieme i pezzi, ho scoperto e capito che dentro a questa azienda erano tutti imparentati tra di loro, quindi erano tutti parenti. Quindi c'era la mamma, il papà, il figlio, il fratello, l'amico del cuore, c'era il fidanzato, la fidanzata, erano tutti parenti, quindi era una grande famiglia, diciamo così. Io ero l'unica persona esterna, l'unica persona che non aveva nessun tipo di rapporto con questi colleghi e questi dirigenti. Quindi, essendo l'unica persona esterna, probabilmente davo fastidio, non volevano qualcuno da fuori, volevano mantenersi le cose nella loro famiglia, insomma, tra i loro parenti. Quindi, essendo io una persona scomoda, che ero stata assunta solo ed esclusivamente perché ero gratis, insomma, dovevano farmi fuori, io dovevo andarmene. E quindi questo è stato probabilmente il motivo per cui mi hanno fatto tutto questo. Io me ne sono andata immediatamente appena il mio contratto è finito. Quindi diciamo che il loro scopo è stato raggiunto, il mobbing ha avuto esito positivo nel loro caso perché io effettivamente me ne sono andata. Quando poi me ne sono andata, mi sono rivolta ad uno sportello mobbing che si trovava in un sindacato lì vicino. Ho raccontato quello che mi è successo. E mi hanno detto che sì, in effetti io sono stata vittima di mobbing, quindi la cosa mi è stata riconosciuta a livello ufficiale. Mi è stato proprio detto che sì, effettivamente era mobbing. E questo devo dire che mi ha fatto abbastanza bene perché ho pensato: allora non sono io che sono una che non reagisce, che comunque viene trattata in questo modo, chissà per quale motivo. Sono effettivamente stata vittima di una cosa particolare di un certo tipo. E quindi devo dire che un po' mi ha risollevata, anche se può sembrare strano detto così, però se voi comunque sapete che siete state vittime di mobbing, che tutto quello che succedeva, succedeva per un determinato motivo e non perché siete voi che siete fatte male o sbagliate, fa un po' la differenza, almeno per me è stato così. Però io me ne ero già andata, il mio contratto era già scaduto e quindi ho deciso di non intraprendere nessuna azione legale, perché comunque avrei potuto intraprendere anche delle azioni legali. Ho scelto di non farlo perché volevo starmene tranquilla e buttarmi quell'esperienza alle spalle. Però sono rimasti comunque dei segni, intanto perché io avevo un senso di disagio e di malessere per tutto il tempo che ho lavorato lì, che comunque mi ha lasciato un senso di spossatezza e di stanchezza infinita per un sacco di tempo anche dopo, quando me ne sono andata. Poi per un po' di tempo io non ne ho più voluto sapere di trovare lavoro in un ufficio, perché comunque mi faceva sempre venire in mente quello che mi capitava. Quindi lì è stato anche positivo perché poi mi sono messa a studiare, sono andata a fare un corso triennale, prima un diploma triennale, poi mi sono iscritta all'università, poi ho preso un sacco di titoli comunque che adesso non vi elenco, però comunque ho fatto un percorso di studi di un certo tipo, quindi in un certo senso è anche servito a farmi cambiare strada. Però insomma me la sono vissuta parecchio male quell'esperienza. Insomma, questa è un po' la mia esperienza a grandi linee. Non ho idea di quanto sia venuto lungo il video, però spero davvero di esservi stata utile. Quello che vi posso dire, se voi siete in un luogo di lavoro e state subendo delle cose come quelle che io vi ho descritto, quindi se si stanno approfittando in qualche modo di voi, se vi stanno dando delle mansioni inferiori a quelle che avete, se non vi salutano quando entrate in una stanza, se non vi considerano, se vi fanno sentire soli ed emarginati, mi raccomando, rivolgetevi ad uno sportello mobbing perché probabilmente state vivendo un'esperienza come quella che ho vissuto io. Quindi non fate come ho fatto io, che sono rimasta lì a non reagire, a non fare niente, ma fate qualcosa subito perché questo può fare davvero la differenza. Mi fermo definitivamente, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.